altre due brevi osservazioni sulle parabole descritte dalle varie particelle sullo schermo. La prima è che è intuitivo che la parabola lasciata dall'idrogeno sia quella più larga, non solo perché matematicamente il massimo rapporto carica-massa dà il minimo coefficiente A e quindi la parabola più larga, come abbiamo visto prima, ma anche per una questione proprio intuitiva, perché le particelle di idrogeno sono quelle più leggere di tutte e quindi le più facilmente deviabili ad opera della forza elettrica e magnetica. Infatti è chiaro che le particelle più leggere, a parità di forza elettrica e magnetica subita, vengono spostate di più dalla traiettoria rettilinea che indisturbata che finirebbe nel centro dello schermo. La seconda osservazione riguarda invece il motivo per cui l'idrogeno, le particelle ionizzate dell'idrogeno sono quelle che hanno il massimo rapporto Q su M. Il motivo è sempre che l'idrogeno è l'atomo più leggero di tutti, avendo una massa soltanto di una unità di massa atomica, quindi un nucleone solo, che sarebbe il protone. Stiamo parlando dell'isotopo chiamato prozio. Trascuriamo qui adesso la presenza degli altri due isotopi più pesanti, cioè deuterio e trizio, che sono comunque presenti in tracce di scarsa abbondanza. Quindi le particelle, gli atomi di idrogeno, avendo una massa molto piccola, quando vengono ionizzate ricevono una carica grande in rapporto alla massa, perché ricevono una carica pari a E oppure a meno E, più E nel caso in cui si tolga l'elettrone, meno E nel caso invece in cui si aggiunga un secondo elettrone. Comunque in tutti e due i casi acquistano una unità di carica, quindi più o meno E, rispetto a una massa molto piccola, cioè una unità di massa atomica. Tutti gli altri atomi, soprattutto quelli più pesanti, cioè di maggiore massa atomica, hanno masse di diverse unità di massa atomica, cioè diversi nucleoni nel nucleo. E la loro ionizzazione tipicamente è di più o meno 1, cioè più o meno E, oppure più o meno 2 unità di carica, cioè più o meno 2 E. Più raramente si riesce a ionizzare gli atomi aggiungendo o togliendo 3 elettroni, 4 elettroni, quindi generare delle cariche, delle ionizzazioni di più o meno 3, più o meno 4, più o meno 5. Comunque anche nell'ipotesi in cui si potessero per esempio togliere tutti gli elettroni orbitali di un atomo, comunque il rapporto carica-massa sarebbe inferiore a quello dell'idrogeno. Facciamo un esempio. Prendiamo il carbonio 12, che il nucleo è formato da 12 nucleoni, 6 protoni, 6 neutroni, e l'atomo neutro ha 6 elettroni orbitanti. Anche togliendo tutti e 6 questi elettroni, il rapporto carica-massa diventa di 6 unità di carica diviso 12 unità di massa, quindi questo rapporto è la metà di quello dell'idrogeno, a causa della presenza dei neutroni. Se infatti il carbonio 12 fosse un carbonio 6, per dire, cioè non avesse i neutroni, avesse 6 protoni nel nucleo e 6 elettroni, allora si potrebbero togliere tutti questi elettroni e conferire una carica di più 6E all'atomo diviso la massa di 6 unità di massa atomica. 6 diviso 6, in questo caso il rapporto carica-massa sarebbe come quello dell'idrogeno a cui è stato tolto l'unico protone, ma la presenza dei 6 neutroni nel nucleo in realtà impedisce a questo rapporto di diventare uguale a quello dell'idrogeno positivo. Questo è spiegato anche nella soluzione del Muir, che dice: l'idrogeno è l'elemento con Q su M maggiore, infatti tutti gli altri elementi hanno masse maggiori, inclusi gli isotopi deuterio e trizio, e il numero di cariche di ionizzazione sicuramente minori del numero di massa, come nell'esempio che abbiamo detto del carbonio. Cioè il carbonio possiamo ionizzarlo fino a 6 elettroni tolti, ma il numero di massa è 12, a causa della presenza dei neutroni nel nucleo.